Se Gina ed Alexander poteva almeno venire a salutarla. Perché mi guardi? Cosa cazzo vuoi? Che cazzo ti guarda? Pulisciti la bocca quando parli con me! Certi che te ne suoni! L'hai trovato! Chiedimi scusa, ti perdono! Taci! Non è questo il luogo per combattere, fermi! Accidenti, l'aria è pesante. Ehi, Zidane, sono felice di vederti, io però sono impegnata. È tua amica questa presuntuosa, allora digli a tu che sono io. Dai, non fare così, l'hai presa in una giornataccia. Loro sono due miei amici. Scusateli, per favore. Non preoccupatevi, Carnet ha dato disposizione per un trattamento speciale per te, Vivi e Freja. Carnet? Ah, grazie. Freja, ora calmati, togliti quel muso lungo. Che sono arrabbiata io? Dai tu, Gidan! Una tua coetanea sta per salire al trono e sta per assumersi una grande responsabilità. E tu che fai? Hai raccolto informazioni di Tsukuya? Allora rispondi! Ecco. Sì, un po'. Non basta per tutti i demoni. Fukuja ordinare di togliere gli spiriti di invocazione a Carnet. E Fukuja che usando quegli stessi spiriti uccise Bram. Ti rendi conto che Carnet è in pericolo? Questo lo so. Ma cosa posso fare io? Non sono capace neanche di darle conforto. Come potrei mai difenderla? E poi una regina, interi eserciti ai suoi piedi. Non ha certo bisogno di me. Senti, Gina. Secondo me la signorina vuole vederti. Andiamo a trovarla. Va bene. Fra poco uscirà dal castello. Gina, non scapperai mica. Tanto ti seguirei fino all'altro capo del mondo. Fa come vuoi. Vai al castello? Sì. Siamo arrivati? Grazie. Lasciami cattiva! Così tanti le signore! Se continua a borbottare, richiudere le prigioni! Che
succede, Eiko? Ah, Gidan, meno male. Questa signora è brutta e ruggita, ha detto che sono brontolona, mocciosa e rompi. È la verità. Cosa? Oddio, ragazzini. Calmati ora, come ti chiami? Eiko e Carol di Madansari. Madansari, è la prima volta che lo sento nominare. Mai sentito parlare di Madansari, ma dunque... Basta, voi altri a farfugliare qui! Siamo in castello, non all'osteria! Ciao, signor Stene! Un piacere rivederla! Vorremmo vedere la signorina Garnier. La principessa? Va bene, ma solo perché me lo chiede lei, signor Vini. Voi aspettate qui, intesi? Principessa, prego! Siete tutti qui? Come sei bella! Signorina, sei veramente una figa! Siete meravigliosa! Ehi, Gidan, non le dici nulla! Ecco, io... Principessa, andiamo! Gina... Sì, andiamo! Aspetta! Non potremo mai più rivederci? Certo che potremo, solo che non credo potrò più viaggiare nel mondo con voi. Non dimenticherò mai tutte le avventure vissute insieme. Cognè, ma io volevo continuare a essere la tua rivale in amore. Rivale in amore? Che dici, Eiko? Ah, dimenticavo, volevo darti una cosa. Tieni questo, ora abbiamo due gioielli ancestrali ciascuno. La prova è che apparteniamo al clan dei sciamani. Due a te e due a me. Grazie. E ciao, Eiko. Zidane, perché non hai definita signorina? Non mi venivano! Non ti venivano cosa? Non mi venivano le parole! Quando ho visto volevo dire tante cose, ma erano bugie. Non sarebbero state parole mie. Forse che le sono venite per te. Se mi sono aiuto, chiamami. Bugie, tutte bugie! Non volevano questo che volevo dirle, cazzo! Non so... Era questo che non gli mettevo la lettera. Povero Gina, mi siamo così triste. Non c'è niente che possa fare per lui. Sei uno scemo, Gina. Andiamo. Sei uno scemo. Non capisci quello che provo per te. Mi dispiace, ma ci sono un appuntamento. Devo andarmi prima che arrivi. Arriva qualcuno, sarà Gina. Poi c'è una scogna. Qua non c'è nessuno. Forse siamo in anticipo. È possibile. Ma chi ti ha scritto questa lettera d'amore? Non lo so. Ma da Negra Gaffia si intuisce che è una bella donna. Tu credi? Tu sempre dici che donne sono pazze per te. Ma io non t'ho mai visto con nessuna. E poi questa lettera non è proprio una ritrovata per caso. Che ne sai che è per te? Sai, le donne si vergognano a dare le lettere di persona. Ma un giorno capirai anche tu. E poi dubiti per caso dei miei successi in amore? Non sai che è un uomo molto corteggiato e compare con qualcuno? E poi dicevano che zitto e nasconditi. Accidenti. D'ora in poi bisognerà raddoppiare la vigilanza. Vigilare giorno e notte con la pioggia o col sole. Tutto regolare a destra. Tutto regolare a sinistra. Chi butta la cartaccia a terra? Ma questa è una pistola, vediamo. Quando la luna, medaglia preziosa, in cielo alta sta, il mio cuore innamorato più al botto ti aspetterà. Oh, per tutti che quelli della tavola rotonda! È una pistola amorosa! Chi l'ha scritta? Chi è indirizzata? Oh, c'è scritto un cazzo. Non figura il mittente, nemmeno il destino targa, l'avrà lasciata qualcuno finché io la raccogliessi. Sì, ma chi?
Steiner! Beatrix, siete forse voi? Oh, questa si chiama amore cavalleresco. Compare! Shhh, stai corta! Steiner! Beatrix! E allora? Meglio del teatro! Vuoi stare zitto, brutto imbecille! Achoo! Il boss! Fingitore ha rovinato tutto!